Ciao, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare. Insegno alle donne a vestirsi in base alla forma del corpo, le aiuto con l'autostima, ma anche a conoscere tutto quello che riguardano le linee dei vestiti e anche a imparare a non farsi fregare. Oggi infatti parliamo di come mai le regole per le forme del corpo non dovrebbero essere fisse come ci fanno credere. Non so se vi siete accorti, nonostante io parli di forme del corpo da 12 anni e abbia scritto un libro, ormai era nel 2013, che trovate su Amazon, ancora comunque vi metto il link qua sotto, sulle forme del corpo, ultimamente negli ultimi 2 anni se ne parla molto di più e purtroppo se ne parla in modo sbagliato. Cioè, invece che utilizzare le forme del corpo che io trovo super utili e super importanti per valorizzare la figura, ma anche per riconoscere e capire tutto quello che riguarda le linee e come i vestiti interagiscono con noi, ma anche per capire che non dobbiamo piangerci addosso se abbiamo il fianco largo, perché esistono le donne col fianco largo e poco seno, esistono le donne con le spalle molto ampie e meno fianco, esistono le donne in tutti i modi diversi ed è giusto così. Non c'è la donna più bella, non c'è il corpo a cui aspirare. È vero però che tendenzialmente adesso la moda ci porta a classificarci, quindi essere proporzionate e avere un corpo comunque con la vita più o meno segnata. Che vogliate o no seguire questa idea, cioè voglio trasformarmi in una clessidra, non voglio trasformarmi in una clessidra, voglio ampliare le spalle perché mi sento i fianchi troppo larghi, la cosa importante è conoscere cosa succede quando voi mi mettete una maglietta a barchetta oppure una maglietta V, perché magari voi andate in un negozio, vi mettete una maglietta che vi piace un sacco, la indossate e vi guardate e dice non mi piaccio, come mai non mi piaccio? Non lo so, ma se voi conoscete tutto quello che riguardano le linee dei vestiti potete saperlo e potete quindi scegliere una maglietta con cui sentirvi più felice. Oggi vorrei proprio parlarvi del fatto che ci sono alcune regole fisse che ultimamente girano sulle forme del corpo e che non sono vere. Per prima cosa, le forme del corpo non servono a categorizzare le forme, le donne in certi piccoli standard e dire ok, tu sei fatta così, ti devi mettere solo quello perché tutto il resto ti sta male, non te lo puoi permettere, non devi assolutamente indossarlo, ok? Questo è importante. È una premessa che molto spesso nei libri viene fatta, ma poi molto spesso viene ignorata. Quindi, attenzione, chiunque può indossare qualunque cosa, l'importante è che sia felice quando lo indossa. Nessuno deve dire a un'altra persona quella cosa lì ti sta male, non te la puoi mettere, ti starebbe meglio un'altra roba. Mai, mai, neanche se è il vostro lavoro. Io, che sono una consulente di immagine, intervengo soltanto quando qualcuno mi dice ehi, ma secondo te, qualcuno che mi chiede un consiglio professionale, questo capo mi sta bene, guarda, in realtà sarebbe meglio più corto, più lungo, col punto vita più alto, eccetera, eccetera, però innanzitutto valuta se ti piace. Se una mela, pantaloni a palazzo, molli, tendenzialmente fanno l'effetto colonna, ti piaci, hai voglia di indossarli, indossali lo stesso. Non si dovrebbe mai andare da un'altra persona a dirle, guarda che questo non ti sta bene, ti stava meglio quell'altro, per 2 ragioni. La prima è che voi presumete di avere una conoscenza su un argomento che questa persona non abbia. Magari invece ce l'ha. Magari non gliene frega niente. Magari lei sta benissimo con il suo corpo e anche se la gonna le allarga ancora di più i fianchi, lei è serena e felice e non ci stava pensando. Magari potreste addirittura mettere delle turbe. O magari lo sa. E quindi lo sa, ne è conscia e ha fatto comunque una scelta contraria. Secondo, perché le persone scelgono le cose in base ai loro gusti, non in base alla geometria. E meno male, ok? Quindi, se io non mi piaccio con niente nel mio armadio, magari il primo approccio che avrò sarà iniziare a capire cosa mi fa sembrare i fianchi più piccoli, il punto vita più stretto, le spalle più ampie, il seno più piccolo, eccetera, a seconda di quello che voglio. Una volta che sono a mio agio, andrò a scegliere quello che più mi piace. Terzo punto. Quella persona magari ha indossato quel capo, ma sa benissimo come andare a indossare quel capo pur riproporzionando la figura. Quindi magari indossa un paio di skinny che sì, le allargano i fianchi, ma indossa un blazer che le amplia le spalle e indossa una scarpa che fa tutt'uno con lo skinny. Ok? Quindi mai andare a dire non dovevi indossare questo, ti stava meglio un'altra roba. Mai, a nessuno.
nessuno frega niente del vostro gusto e della vostra, cioè, ok, veramente, ragazzi, okay. Pensatelo, va bene, pensatelo, pensate pure, io avrei messo un'altra roba, certo, voi avete gusti diversi. Quindi, cosa fare se però ve lo dicono? Ok. Allora, io oggi vorrei farvi vedere proprio degli esempi di cose da sfatare, di cose che non sono vere, e mettervele anche un po' in una proporzione. La prima cosa di regola delle forme del corpo è: hai i fianchi larghi, hai le gambe grosse, quindi ti stanno meglio cose sotto il ginocchio o comunque che coprano un po' le gambe. Tipo questo vestito qua, che mi piace un sacco, lo adoro. È uno di quei vestiti che quando ho comprato ho detto wow, ci posso andare al parco col bambino senza problemi perché è di una lunghezza adatta. Il problema è che sicuramente nasconde le gambe, ma nel contempo le accorcia. Un po' meno perché è un vestito, lo fa molto di più una gonna di questa lunghezza. Un po' meno perché è un vestito, ma sicuramente le accorcia. Sicuramente sarebbe un abito da indossare con i tacchi, sicuramente i tacchi sono scomodi e non vanno bene per il parco. Sicuramente io voglio scegliere un abbigliamento che mi piace, mi valorizza e sia di mio gusto, che sia assolutamente adatto alla mia vita. Quindi, non è detto che se avete le gambe grosse, la cosa che vi stia meglio sia quella che le copre. In realtà le gambe grosse sono molto valorizzate da una cosa corta e svasata, perché li allunga, allungandole le slancia, perché una cosa svasata fa sembrare quello che c'è sotto più corto, più sottile, e quindi sono molto valorizzate dalle gonne corte dei modelli giusti. Il problema è che sono mostrate. E nonostante siamo arrivati nel 2022, nonostante l'ondata body positive sia molto forte adesso e che la gente non si azzardi quasi più a dire non te lo puoi permettere, eccetera, c'è ancora questa grassofobia dilagante. Oh mio Dio, abbiamo visto le tue gambe, le avete viste, sono grosse. C'hanno anche il ginocchio interno mollo, c'hanno l'interno coscia mollo, sono grosse. E allora sembrano più piccole così piuttosto che se mi copro e mi accorcio tutta. A volte mi va di coprirmi, a volte mi va di avere questo tipo di gonna perché mi piace, a volte mi va di avere un altro tipo di gonna perché mi piace il look e mi piace lo sbarazzino. Quindi, attenzione a quello che sentite. La seconda regola assolutamente fondamentale è: lo skinny allarga i fianchi, lo skinny ingrossa le gambe, quindi non bisogna indossare lo skinny, bisogna indossare il pantalone palazzo, il jeans svasato, il jeans dritto, eccetera. Allora, ho già fatto un video su perché indosso gli skinny. Gli skinny mostrano le gambe, gli skinny fanno l'effetto imbuto, che io ho teorizzato penso nel 2011, quindi nulla di nuovo, che quindi allarga i fianchi. Gli skinny leggings fanno questa roba qui, che allarga i fianchi. Ma, innanzitutto, se abbinati bene, quindi con un blazer, ampliando le spalle, segnando la vita, questa cosa non si nota tanto. Seconda cosa, rispetto a un pantalone dritto, a meno che non lo mettiamo con i tacchi, con la zampa, eccetera, che coprono, eccetera, quindi scomodo. Cioè, sembra che tutto quello che ha, no, devi fare questo, la gonna lunga, quindi devi mettere i tacchi, devi mettere il pantalone a zampa, quindi devi mettere i tacchi, perché sennò si ferma sulla gamba, il pantalone a zampa accorcia la gamba. Tanto. E quindi ho la gamba, il fianco che sembra più piccolo, ma la gamba che sembra più tozza. E quindi cosa sto facendo? Ma poi c'è un aspetto fondamentale dello skinny. È morbido, è elasticizzato, segue la vostra figura. Se siete abbastanza fortunate, trovate il modello che vi segue la figura, non vi stringe, non vi segna la vita, non vi allargo sui fianchi. Tutti gli altri jeans, essendo più rigidi, comunque vi creano dei problemi di taglia. La taglia che ho sui fianchi è troppo larga o troppo stretta sul polpaccio, è troppo larga in vita, è troppo stretta di qua, è troppo larga di là. Perché noi non siamo fatti con lo stampino e quindi loro fanno un certo tipo di taglio che magari sta bene sul fianco vostro perché avete quel tipo di proporzione, magari no. Ok? Quindi anche qua attenzione. Molta attenzione, perché magari io rispetto a uno skinny che mi fascia la gamba, mi prendo un pantalone regular, che cosa fa? Mi fascia il sedere,
va giù un po' dritto, ma poi si ferma sul polpaccio e quindi si tira su, fa tutte le pieghe. La scarpa che ci metto tendenzialmente farà le pieghe e quindi fa un look più disordinato. Vi piace? Va bene, però non è una regola fissa. Un'altra di quelle regole che si sentono tantissimo è: se è una mela non devi segnare con tua vita. Ok, però in che senso? Se tu sei una mela magra, col torace ampio, senza assolutamente punto vita e le gambe molto dritte, quindi con un torace assolutamente molto dritto, ok, allora effettivamente puoi segnare il punto vita, è meglio non segnare il punto vita perché comunque il punto vita quasi non c'è. Ma non è propriamente vero, perché magari potremmo mettere un abito a trapezio leggermente scampanato che il punto vita lo comunque stringe. Ma non è vero, perché magari tu sei una mela con più seno e maniglia dell'amore. E se noi segniamo un po' la vita, ti clessidrizziamo molto facilmente. Quindi anche questa cosa qua non è completamente giusta e azzeccata. L'altra regola è: se appunto una mela, sei comunque una triangolo invertito, una persona che ha il torace ampio, e quindi devi mettere il colore chiaro sulle gambe, sui pantaloni, e il colore scuro sul torace. Ok, in teoria è vero, cioè per ridurre un torace ampio e mettere in evidenza delle gambe asciutte, io cosa faccio? Metto una blusa aderente nera, cioè una blusa dritta nera e un pantalone aderente bianco. Ok, questo vuol dire che tu sei destinata ai pantaloni bianchi e beige e rosini, anche in inverno, anche se hai un cane che ti mette le zampe sulle gambe. Oppure vabbè, ok, no, puoi mettere il jeans intermedio, ma poi sopra ci devi mettere solo nero, perché non c'è niente che sia un viola molto scuro. Questa regola non è corretta perché parte dal presupposto, cioè perché è corretta, ma si ferma al concetto che stiamo mettendo un maglione o una blusa, cioè un unico colore sopra e un unico colore sotto. In realtà noi potremmo mettere un blazer, un cardigan, qualcosa comunque di dritto e aperto, scuro, che comunque riduce il torace anche se sotto abbiamo un'altra cosa scura. Cioè mi posso mettere i pantaloni neri e il blazer fucsia scuro e poi la maglietta bianca. E in questo modo io ho comunque ridotto il torace, anche se ho ridotto un po' le gambe. Pazienza, non ci dobbiamo sempre solo vestire seguendo quell'unica regola, perché altrimenti il nostro aspetto è sempre uguale, è sempre lo stesso, quindi non va bene, ok? Cioè, se no cosa fai? Ti metti sempre il maglione e sotto il resto. Non solo, questa regola va combinata sempre con la regola dei volumi, cioè se io metto una maglia aderente nera e un pantalone aderente bianco, sto rimpicciolendo sopra, ma se io metto una maglia aderente nera e un pantalone largo bianco, non sto più rimpicciolendo sopra. Allo stesso modo, se io metto un maglione oversize nero e un pantalone aderente bianco, sto lo stesso rimpicciolendo sopra, ma non tantissimo. Quindi è molto importante sapere quando e come applichiamo questa regola, ok? Una cosa che invece ho visto scritta e che sinceramente ritengo profondamente sbagliata, ritornando a questo effetto, è che per ridurre un torace, quindi per far sembrare il torace grande di una mela o di un triangolo invertito più piccolo, bisogna mettere il blazer bianco e la maglia nera. Cioè il colore più chiaro qua e il colore più scuro sotto. No. No. Ok? È un effetto ottico lo stesso, si creano comunque due linee verticali che vanno un po' a ridurre il torace, ma io in realtà voglio attirare l'attenzione qui e ridurre i lati, e quindi se io taglio con un colore scuro ai lati e ho un colore più chiaro al centro, mi sembra che il torace sia solo quello piccolino al centro. Se invece ho un colore scuro al centro e un colore chiaro ai lati, vedo bene i lati, il colore chiaro ingrandisce, ok? Quindi la mia attenzione si deve concentrare sulla parte centrale, facciata di un colore chiaro, e non sulla parte esterna. È veramente importante e sinceramente non mi capacito nemmeno perché questa regola sia stata invertita, anche perché è una cosa, cioè, di millenni, ecco, quindi non capisco perché sia stata invertita. Probabilmente il concetto è
io vado a ridurre il torace e quindi è vero che se io metto qualcosa di... non che mi taglia il torace, perché come lo faccio? Metto qualcosa che arriva a metà del seno per ridurre il torace. Certo, se io lo riduco di poco, quindi magari metto un cardigan molto molto ampio che arriva quasi sull'esterno del seno, più chiaro, il torace più scuro, allora sì, la parte grossa di torace l'ho colorata col colore più scuro. Ma a parte che il colore chiaro, cioè, sopra non sta mai benissimo, ok? Cioè avere il cardigan bianco o rosino con la maglia nera non è proprio l'ideale. Ma comunque non è così che si fa, ok? Io spero che questo video vi sia piaciuto. La premessa è sempre che queste cose sono utili a voi, se le volete applicare. Nessuno va in giro a fare la pulizia delle forme del corpo e a dirvi no, questo non va bene, perché, cioè, se lo fanno, perché lo fanno? Bontà loro, non hanno capito questi concetti qua. Hanno letto 3-4 nozioni in croce e pensano di dispensare in giro queste nozioni, senza capire tutto il contesto, perché come avete capito, dietro la scelta di un capo, dietro le linee di abbigliamento, c'è un mondo dietro, un mondo. Quindi magari, ok, hai le gambe grosse, l'ideale sarebbe non avere le scoloriture sul jeans, ma nello stile che hai scelto, nel tuo gusto, le scoloriture sul jeans danno quella particolarità che in tutti i jeans monocolore ti senti triste. E quindi indossi quello che ti fa felice, non quello che ti fa tristezza, perché è giusto e perché in giro c'è la pulizia delle forme del corpo con la padelletta che vorrebbe fermarti, ok? Spero che questo video vi sia piaciuto, se sia piaciuto mi raccomando mettici un pollice in su e ci vediamo venerdì. Ciao!